Cos'è Dynamo Camp e qual è lo scopo del progetto? Dynamo Camp è nato come un progetto di filantropia privata. Nel 2007 abbiamo aperto le porte di un posto meraviglioso che è un'oasi del WWF che si trova a San Marcello Pistoiese, e l'idea di quella di regalare vacanze gratuite a bambini affetti da patologie gravi e croniche e programmi anche per le famiglie che vengono col papà, la mamma, fratellino sano, fratellino malato, e anche semplicemente per i fratellini. Quindi questa è l'idea che sta dietro Dynamo Camp. Negli anni siamo cresciuti, siamo partiti con 60 bambini nel 2007, oggi è un camp aperto tutto l'anno, in tutte le vacanze scolastiche, e ospitiamo gratuitamente circa 1061 bambini e 230 genitori. Quali sono le attività del camp? Qual è una giornata tipo? Com'è una giornata tipo? Dynamo Camp è un camp che si basa sul concetto della terapia ricreativa, quindi l'idea è che ogni singola attività sportiva e anche ricreativa e di laboratorio viene disegnata sul bisogno del più debole in quella settimana, in quella sessione che noi chiamiamo, sono gli 8 giorni. Tipicamente ogni giorno quindi ha un ritmo, no, che noi cerchiamo di seguire, quindi la mattina ci sono attività all'aperto nella natura o comunque di tipo sportivo, il pomeriggio ci sono più i laboratori, arrampicata, quindi ci si sveglia, si sistema il proprio letto, la propria casetta, si va a fare colazione e poi cominciano le attività, arrampicata, tiro con l'arco, piscina, cavallo, oasi, che quindi li portiamo anche a dormire in mezzo alla natura, sotto le stelle, e poi facciamo il pomeriggio teatro, musica, radio e il nostro laboratorio di Art Factory, dove circa artisti molto famosi vengono a lavorare con i ragazzi del camp e poi producono un'opera collettiva che a noi serve anche per la raccolta fondi. Questo in brevissimo è quello che succede a Dynamo Camp. Dedicarsi al volontariato è un'attività di per sé encomiabile, però è importante anche la formazione. Come si diventa volontari di Dynamo Camp? Dynamo Camp si basa su tre gruppi di risorse umane, quindi dipendenti che come me hanno fatto la scelta di lavorare nel non profit, ragazzi che noi assumiamo stagionalmente e che lavorano nelle attività e per dirigere, diciamo, i gruppi casetta, che è l'unità dove dormono i bambini, e poi ci sono i volontari. Senza i volontari Dynamo non potrebbe funzionare. Nel 2012 avremo circa 606 volontari e il 20% sono dipendenti delle aziende che ci sostengono. Che cosa è successo? Nel 2008 ci siamo resi conto che la nostra formazione non era adeguata ai bisogni del camp, cioè quella che noi fornivamo ed era tipicamente tecnica su che cosa significa andare in giro per il camp, eccetera. Avevamo bisogno di un partner che ci aiutasse a fare un salto di qualità. Glaxo da anni sostiene la nostra famiglia di camp a livello internazionale e quindi ci siamo avvicinati in Italia, e grazie alla loro esperienza nell'ambito della formazione dei volontari a IEOP abbiamo cominciato a ragionare e a programmare in modo diverso la nostra formazione, e da lì c'è stato un salto di qualità incredibile sia sul feedback, cioè su quello che il volontario dice alla fine della formazione, che sul livello di qualità delle singole settimane. Quindi nel nostro caso è stato un passaggio decisivo, molto più sul comportamento, sul senso di responsabilità del volontario, molto meno sul tema puramente tecnico, che rimane ma ovviamente non è centrale. Il lavoro con GSK e con IOP cosa può dare di più quindi? Abbiamo riflettuto poi in questi anni di partnership, dopo aver fatto le prime esperienze sulla formazione, che cosa potevamo fare di più. E l'idea, devo dire, di Glaxo e nostra è stata quella di aiutarci ad avere un rapporto più istituzionale, più forte, più stringente con la società scientifica che rappresenta la maggioranza dei bambini che noi ospitiamo, quindi l'onco-ematologia. E così ci siamo messi veramente intorno a un tavolo con Glaxo e IEOP e abbiamo deciso una serie di azioni congiunte. La prima ovviamente è sulla diffusione del camp e di questa opportunità gratuita in tutti i centri IEOP, e quindi anche un invito per i medici e le infermiere di venire a lavorare a Dynamo. E la seconda più importante è di fare formazione congiunta al volontario. Di fatto il programma di formazione IEOP, nel quale Glaxo ha un importante ruolo, e il programma di formazione del volontario Dynamo si differenziano per pochissime cose, e quindi abbiamo fatto prima un pilota e adesso lo implementeremo sempre di più, di fare formazione congiunta. Quindi i volontari a IEOP vengono a Dynamo Camp e facciamo la stessa formazione, e poi decidono, possono fare entrambe le esperienze, possono tornare nei loro territori. Certamente è un valore che riusciamo a diffondere anche sul territorio nazionale.